Quarto punto dell'ordine del giorno, strada Torre Specchia, variante urbanistica, relazione al capogruppo Potenza. Sì, grazie Presidente. Si tratta di un tratto di strada insistente in Torre Specchia, precisamente tra via Zupone e via Israele, secondo tratto. Nella sostanza cioè, ci fu diciamo, su questa strada, che poi in realtà diciamo, a livello possiamo dire fisico geografico è donna, però mentre un primo tratto venne realizzato dalla ditta Fibonese nell'ambito di un intervento diciamo, di costruzione appunto di appartamenti, ci fu una delibera del Consiglio Comunale del 23 maggio 2006 che diciamo, predisponeva anche questa variante, precisamente la delibera si intitolava proposta di sistemazione urbanistica in variante appunto lo strumento urbanistico. Quindi diciamo di fatto è stato realizzato questo primo tratto, il tratto successivo di questa strada era rimasto sostanzialmente non realizzato. C'è stata diciamo, una richiesta di tutti i residenti i quali hanno ceduto diciamo, questo tratto di strada al comune e oggi il consiglio viene chiamato ad approvare appunto il progetto definitivo che costituisce variante dello strumento urbanistico e quindi diciamo ad apportare allo strumento PRG vigente, allo strumento urbanistico vigente questa variante, alla fine appunto di realizzare questo tratto di strada di Masco. Sì, con che impegno? Articolo onere di autorizzazione. E vorrei, sì, ma giusto per suggerire all'assessore, al consigliere Potenza, qui a Medellugno e a Bordani, insistono, io non conosco Bordani, ma io non lo so, delle situazioni in decentro, nel centro abitato che sono esattamente in questa condizione. Verso casa di Simone ce ne stanno un paio. Quindi se facciamo un no, sì, però scusate, scusa, probabilmente se l'ufficio attua una ricognizione generale di queste cose si fa, è inutile andare a chiamare, no? Io ho un amico, chiamo, ok, si fa. Ma poi anche questo, non capisco, però se riusciamo a fare qualcosa in più e sarebbe giusto perché hanno anche pagato gli oneri di urbanizzazione, ma da anni. Grazie. Dico soltanto che si tratta diciamo, di una non è diciamo un discorso di chiamata di amici perché sono tutti persone che si sono quindi sanno diciamo. È chiaro che tutto il territorio comunale basta come il nostro 90 km quadrati, insomma, rappresenta delle situazioni critiche, rappresenta per il mio programma così come rappresenta diciamo sulle marine, basta andare a Roma, mi viene in mente per esempio un intervento prossimo che forse riusciremo a fare in primavera verso il cimitero, ci sono delle strade veramente con sembra che siano passati da Rafani, no? Piano piano cercheremo di, come dire, laddove possibile, compatibilmente con le risorse comunali, di risolvere tutte queste criticità. Per una volta si fa un intervento anche, diciamo, visto che la solita critica, ma non da fin dalla notte dei tempi, era quella per cui magari in alcune marine non si interveniva spesso molto bene, ma non perché non sto parlando di giorni nostri, sto parlando da quando esiste il comune, soprattutto alcuni cittadini di alcune diciamo, marine, di regioni marine lamentavano questo fatto di essere trascurati, forse perché avevo dire di non aver fatto di non essere in Lugno, ma di essere residenti in altri comuni, a loro dire. Ovviamente noi non
per una volta stiamo facendo un intervento. Quindi state attenti con questa cosa, state molto attenti.
non è una strada di piano, cioè non si sta creando adesso, si sta disegnando adesso il piano, questa strada non esiste. Quando ci vuole solo il piano solo che può essere realizzata, ci sono tante situazioni realizzate dal comune stesso, con tutti questi 23 milioni lo prendete e dice a me cosa fare le persone che stanno aspettando da tanti anni e ne hanno diritto, non persone che non ne hanno diritto, che furbescamente ti cedono le aree, tanto ne hanno tante, ne hanno tante, valorizzano la proprietà perché diventano i terreni che valgono ancora di più, prospetteranno una nuova via e noi avremo 23 milioni in meno e non avremo soddisfatto i cittadini che sono aspettando. È una gravissima ingiustizia che io vi invito a revocare e che comunque se doveste decidere di adottare, io vi invito il segretario, il presidente, chi di dovere a trasmettere la delibera alla Corte dei Conti per valutare se ci sono eventuali danni garantiti. Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Russo. Niente, io ho visto la presenza dell'architetto Ferrari, che è responsabile del provvedimento. Se c'è, lo invito a fare chiarezza su una cosa che è. Se è possibile, segretario, se dice alzare. Sì, però vorrei sentire anche la parte tecnica. Allora, questa strada non fa parte del piano quadro della Torre Specchia perché non è inserita. In questa strada, che è il prolungamento di via Cairo, per metà è stata realizzata in seguito alla variante urbanistica approvata nel 2006 dalla società picolese, non so come si chiamava, da Giorgio da Giuseppe di Corese, e noi non ci saremmo sognati di intervenire se non si fosse creata una situazione paradossale. Lì, nel tratto non interessato dall'intervento del Piponese, non è vero che sono dei lotti liberi, ma sono presenti lotti già forse per il 95% occupati da casa abusiva e condonata. Si è creata una situazione paradossale, io sono andato sul posto almeno 10 volte, perché sistematicamente quei cittadini che ricorda il Consiglio Potenza non sono residenti a Melendugno, ma sono cittadini che versano le cose come Melendugno, dalla realizzazione di questa nuova strada, nel momento in cui finì, hanno subito un danno perché per motivi progettuali con cui la strada è stata realizzata, la parte che era rimasta, che è una strada battuta, una strada bianca, è sottoposta rispetto a questa strada, senza sbocco per le acque piovane. Sottoposta in 2 metri. E con una differenza molto alta. Si è creata una differenza di livello, per cui ogni volta che piove, l'acqua saliva di livello perché trovava la nuova strada che faceva l'arco da muro e tracimava delle proprietà private. È una situazione a cui bisogna dare un rimedio. Abbiamo cercato in tutti i modi di risolverla, anche provocando una intesa tra i privati. Abbiamo preteso che il progetto presentato dai cittadini stessi fosse sottoscritto da tutti i cittadini e condiviso da tutti quei cittadini, e le aree che affacciano su questa strada fossero frazionate a carico di questi studenti e cedute gratuitamente al comune. Sul fatto che a questa situazione che si era creata in maniera diciamo paradossale, facendo una variante precedente che andava per metà strada, abbiamo pensato con questo progetto di porre rimedio. Sul fatto che ci siano numerose importanti strade all'interno dei centri abitati, ma anche delle marine, da completare con interventi degli ordini di urbanistica, siamo consapevoli, abbiamo iniziato a farlo, ci sono già dei progetti che andranno presto in appalto che completeranno queste altre strade qui. Su altre situazioni a Borgana e Melendugno interverremo presto, spero, anche perché dobbiamo sempre, quando facciamo questa operazione, purtroppo tenere sotto occhio i vincoli del patto di stabilità, in quanto utilizzando gli oneri sono spese per investimento e ci sta un calcolo
che noi tutti i sindaci e tutti gli amministratori riteniamo di accordo che pur tenendo i soldi non possiamo superare questi obblighi di rispettare questo equilibrio. Era solo per chiarire le motivazioni per cui si è presa questa decisione. Sarà il direttore Draghi che ci ha da aggiungere qualche altra cosa, di massimo. Non è un chiarimento, perché si dicono cose. No, ma la io ho pure le perplessità che sono state espresse quest'estate, perché voglio dire pure dall'idea di, non so, che sia stata un po' assecondata la volontà, diciamo, di una serie di cittadini che si ritengono di serie B solo perché non residenti a Melendugno, e quindi si sia assecondato in maniera un po' confusa, perché quella è una zona che è stata, insomma, realizzata in uniformità, diciamo. Quindi non lo so, mi sembra che sia, quindi voglio dire, io manterrei, insomma, approfondirei questo aspetto, perché sinceramente ho delle perplessità, non mi sembra che abbia dovuto consigliere per niente, non più qui ha palesato questo intervento che si potrebbe presentare come un intervento quasi di favore nei confronti di alcuni soggetti, presentare dei profili di legittimità. Stiamo cercando di risolvere dei problemi. Allora, qua abbiamo spiegato che c'è stato. Tutte queste case sono sottoposte. Nel momento in cui piove, questi chi si allarga sulla strada? Dobbiamo aspettare la casa. Dobbiamo aspettare cause di risarcimento danni, poi noi magari ci ripariamo con chi ha fatto il progetto. Ma chi ha fatto il progetto? Sempre che il comune deve autorizzare quella strada è stata comunque fatta ed è stato dato un consenso da parte dell'ufficio tecnico. Cioè, quindi dobbiamo andare a ricercare volte, vedendo magari alla fine le volte sono pure del comune o dell'ufficio tecnico del Depor, che magari non si era accorto di questo problema e comunque aveva utilizzato questa strada, oppure dobbiamo risolvere i problemi. Secondo me dobbiamo risolvere i problemi. Ci è stata fatta una proposta progettuale e allegata alla delibera, chi è, diciamo, esperto della materia, se la può pure studiare, con cui si risolve questo problema. Non è che, voglio dire, si è alzato il cittadino o il gruppo di cittadini, si è sognato e ha detto: beh, mo sai che fai, fammi questa strada così mi valorizzi la casa e via dicendo. C'è una questione di danno, c'è una questione di una problematica che interessa profili di responsabilità, forse potrebbe interessare anche il comune. Ripeto, ma noi non siamo qui per dare voti, siamo qui per risolvere i problemi. Quindi proponiamo questo intervento per questo motivo, non per agevolare che sia. Se non si riesce, diciamo, a comprendere bene, se invece la si pensa diversamente, grazie. Faccio un chiarimento se si può o non si può, poi che risolviamo un problema.
è qualcosa in più, mi fa piacere, però voglio sapere se per risolvere questo problema io vado incontro a degli altri problemi con il mio modo, punto e basta. Allora, la situazione è stata descritta molto bene dal sindaco, ma c'è un tratto di strada che manca, che insommato è anche limitato. Una strada, non è che manca, la strada di fatto c'è, è stata realizzata in maniera superiore, no? È nata. E cosa? C'è una strada. Allora, questo tratto che noi stiamo sistemando, fece questo salto di quota molto. Non è questo finale. No, no, ci sono delle abitazioni e questa strada è sopra in maniera molto spontanea. Per questa abitazione, che sono anche di un numero considerevole, sono forse 12, non so, sono parecchi. Il tratto limitato sono circa 90 metri, 90 metri. E va in prosecuzione di un altro tratto di strada regolarmente autorizzato dall'amministrazione. Quindi è chiaro, c'è questa strada che abbiamo preso a un certo punto solo si interrompe, e poi c'è questo tratto di strada un po' abbastanza sottoposta, sottoposta. Allora la scelta è lasciare le cose così come stanno e quindi avere una strada che si interrompe e l'altra sottoposta, quindi soggetta ad allagamenti, e ci sono molte abitazioni, oppure fare questo altro tratto di strada in piano, che non è stato neanche facile, perché ci sono discorsi di pendenza e di alcune aree sottoposte dove sono le abitazioni, quindi non è stato neanche facile trovare la soluzione che si è trovata. Queste abitazioni hanno pagato anche per l'urbanizzazione in maniera molto superiore rispetto poi a quando si è stato, noi abbiamo quantificato un importo di circa 20.000 euro, ma in base di gara magari saranno anche di meno. E niente, abbiamo questa nuova, strada che si congiunge a quello che abbiamo già realizzato e sistemiamo quell'ambito. Quindi sinceramente, se poi andiamo sul posto, ma soprattutto ci si rende immediatamente conto della situazione. Quindi la soluzione trovata è quella come donna, sotto l'aspetto del servizio che dobbiamo dare anche ai cittadini, anche a quelli che spontaneamente avevano realizzato questa situazione come condonate, credo che sia la soluzione, sia trovata, sia la soluzione. Ma la costruzione abusiva la rivolge verso non la strada pubblica, all'interno della sua proprietà. La sana e poi vedete dal comune che si faccia la strada in una strada. Non c'è strada pubblica. Non c'è strada. Non c'è. Le tasse non spettano su. Questa strada è stata la strada principale, infatti non spettano la via pubblica. La spesa del comune, che se la faccio loro, la cedo al comune se vogliono. La spesa del comune. Fai danni, ma poi è utilizzata la strada e non è. Contrari, la maggioranza non si è immediatamente.